rivedo un amico che ritorna da noi. Non si è mai montato la testa, da deputato a professore d'università, da sottosegretario a onorevole a professore d'università. Quando però, buonasera onorevole e la ringrazio per aver accettato l'invito. Buonasera a lei direttore, grazie a voi dell'invito. E io ho l'impressione, lei mi può illuminare, che non tutte le squadre di calcio, anche nella vita, si può stare in testa alla classifica. C'è squadre che si confondono, hanno il capogiro, ergo. Il PD ha la maggioranza relativa in Sicilia, la maggioranza relativa in molte regioni d'Italia, la maggioranza relativa al governo di Roma, la maggioranza a Catania. Può essere mai che un partito di queste tradizioni, dove è rimasto poco del vecchio Partito Comunista che ricordo io, ma un partito di sinistra, non riesce neppure, dice che c'è, cioè, dove arriviamo a Austria? Perché cominciamo con il più facile, a sistemare dignitosamente uno dei grandi sindaci della città di Catania, la tomba del grande De Felice, che è nelle condizioni peggio di come noi l'abbiamo vista, perché è attenta la nostra Gabriella Finocchiaro. Qual è il suo parere? No, io sono davvero dispiaciuto perché anch'io ho verificato, nel senso avevamo posto questo tema, l'abbiamo posto davvero con uno spirito costruttivo, cioè è inaccettabile che una grande città come la nostra non si possa consentire, diciamo, il lusso di tenere in condizioni dignitose la tomba del più grande sindaco che ha avuto Catania, De Felice, un sindaco socialista, e questo penso sia, diciamo, un titolo di merito straordinario, un grande uomo politico, un grande amante di Catania e del Mezzogiorno, perché c'è stata, diciamo, nel pensiero di De Felice una capacità di guardare ben oltre gli orizzonti del socialismo di inizio secolo, ma guardare al Mediterraneo, alle opportunità che la nostra collocazione geografica ci dà, cioè davvero uno spessore culturale e politico ben diverso rispetto anche ai politici che abbiamo conosciuto nella nostra terra generalmente. Allora abbiamo posto questo tema, abbiamo registrato un impegno specifico da parte dell'assessore D'Agata, da parte dell'assessore Bosco. Oggi abbiamo, voi avete verificato, abbiamo verificato anche noi, c'è una messa in sicurezza della tomba, ma con calcinacci sopra proprio la tomba materialmente, sacchi buttati lì. È davvero una situazione incresciosa e inaccettabile, ripeto, per il decoro non di De Felice. De Felice è passata a miglior vita, ha fatto grandi cose, per il decoro della nostra città, del Partito Democratico, di chi amministra questa provincia, questa regione, questa nazione, perché come diceva lei, noi abbiamo davvero una grande responsabilità storica, una grande opportunità dal punto di vista del governo in tutta una filiera importante. Allora non si può far passare il messaggio che si prendono impegni e questi impegni riguardano altri, o che questi impegni non si onorano e non si onorino in tempi rapidissimi. Allora in questo senso vi ringraziamo per il ruolo che ancora una volta svolgete, anche noi faremo fino in fondo la nostra parte, anch'io farò fino in fondo la mia parte perché questa cosa venga portata a compimento davvero. C'è stato un impegno, io sto agli impegni, oggi questo impegno ancora non si può dire concretizzato, c'è stato, ripeto, un primo intervento, ma stiamo parlando di cose davvero piccolissime, di cui non si dovrebbe nemmeno discutere, e invece c'è questa esigenza, se c'è questa esigenza vuol dire che c'è una difficoltà più complessiva. Io ribadisco l'impegno che ho assunto con lei e con i catanesi. Noi se in caso che ci dobbiamo tassare per dare dignità alla tomba di De Felice, alla tomba di un grande meridionalista, di un grande socialista, noi siamo, basta che lei fischia, noi faremo la nostra parte, di concreto.
Chiarito questo, ho potuto notare che lei, per la classe che lo distingue, capisco la sua posizione, parla di Bosco, parla di tutti, ma non parla di Bianco. Ora... No, vabbè, di Bianco parliamone, ovviamente sono ben felice di parlarne, però con riferimento a questa cosa specifica, i due assessori... Il sindaco è... Certo, no, ma io l'appello lo rivolgo in primo luogo a Enzo Bianco, cioè ci sono due assessori che si sono presi un impegno, abbiamo sollevato la questione, la stampa e in particolare Tirrenosat l'ha riproposta giustamente perché ad oggi non è stata risolta, il sindaco ci dia risposte rapidamente, intervenga, faccia in modo che nell'arco di 5 giorni, 10 giorni, non dico domani, però che questa cosa venga davvero portata a compimento. Si sta lavorando, però diciamo, non si tratta di realizzare un'autostrada, si tratta di mettere in sicurezza una tomba bella, che peraltro è proprio all'ingresso del cimitero di Catania. Diciamo, anche in questo senso oggi ho visto una cosa che vorrei mi venisse spiegata, nei prossimi giorni chiederò delucidazioni. Ci sono 4 lotti in cui ci sono delle croci e delle montagnole sulle quali c'è messa una croce, non c'è nulla, sembra un cimitero di guerra, una condizione di abbandono assoluto, con una presenza di personaggi tipici purtroppo dei nostri cimiteri all'interno di quella struttura. Io chiedo che diciamo, il tema De Felice divenga l'occasione per un ragionamento più complessivo della diciamo, bonifica dal punto di vista morale, dal punto di vista amministrativo del cimitero della nostra città, che credo che sia in uno stato di abbandono complessivo davvero inaccettabile. Ora, una città che ha avuto un sindaco come De Felice, un sindaco come il barone Camastra, può avere un sindaco come Bianco? Ora, Bianco è un galantuomo, una persona del bene, ma per me è inadatto, per l'affetto che voglia Enzo Bianco, è inadatto per una città come Catania. Catania è abbandonata. A Catania non c'è bisogno solo, anche la pista ciclabile, che lui si faccia il giro in bicicletta. Lui ritorna come una volta quando ha messo le piante con i fiori. Catania ha bisogno di qualcosa di più massiccio, perché ha gli uomini, ha le risorse. Nel DNA dei catanesi veramente c'è la Milano del Sud. Ma in questi ultimi lustri è stata amministrata in un modo sempre peggio, sempre peggio. Mi dispiace che Bianco del suo partito, non è che è migliore di Crocetta, che ora arriviamo. Lei qual è il suo pensiero? Capisco? No, io credo, allora, le due cose ovviamente sono necessariamente si incrociano. Un problema grande lo abbiamo a livello regionale, cioè 2 anni fa... Dopo tanti anni in cui il centrosinistra è stato diciamo, all'opposizione, abbiamo vinto le elezioni, le abbiamo vinte con Rosario Crocetta, ma le abbiamo vinte come centrosinistra alleati dell'UDC. Sembra quasi diciamo, che questa cosa venga totalmente dimenticata. Cioè, diciamo, io una cosa che ricordo sempre, mi hanno insegnato diciamo, che ci sono dei galli che pensano che il sole sorge perché loro cantano. No? Allora diciamo, il rischio è che davvero si pensi che di essere il tutto, di essere il centro del mondo. Ho vinto le elezioni, sono il presidente della regione, tutto risolverò con una bacchetta magica. Non funzionano così purtroppo le cose. In questi 2 anni lo abbiamo verificato. Per risolvere i tanti problemi gravi della nostra Sicilia, che sono problemi analoghi a molte altre realtà meridionali, però poi quando andiamo a guardare i dati Istat ci dicono che la Puglia cresce dell'11% e la Sicilia decresce dell'11%. Allora qualche cosa si potrà fare evidentemente, pur essendo tutti meridionali, pur essendo sapendo che non abbiamo le industrie che vorremmo, pur sapendo che abbiamo un tessuto produttivo che non è quello che desidereremmo. Però se il turismo non funziona, se non ci sono iniziative che attraggano i turisti, se addirittura si riducono diciamo, i trasferimenti dal punto di vista aereo, se
diciamo, ci sono delle realtà produttive che fuggono. Se non ci sono imprenditori disponibili a investire nella nostra terra perché hanno una regione che non dà risposte in tempi adeguati, se diciamo, il flusso di risorse che proveniva dalla regione, che va bonificato, ma che non va interrotto improvvisamente, perché significa se no mettere tutti sull'astrico, perché sull'astrico finiscono gli imprenditori, sull'astrico finiscono gli operatori del settore della formazione. Ci saranno stati coloro i quali hanno commesso reati e vanno colpiti. Ci sono gli enti di formazione che non hanno fatto il loro dovere e che devono essere mandati a casa e sicuramente non devono essere più finanziati. Ma ci sono giovani che hanno diritto ad essere formati. Salesiani, voi a Acireale avete i salesiani che avevano i proventi dei corsi professionali che hanno sempre funzionato con grande professionalità, e ce ne sono altri in Sicilia. Sì, non si può buttare il bambino nell'acqua sporca. Esatto, anche perché cioè, non è che c'è solo il tema di chi lavora nella formazione. La formazione serve o non serve? Io penso che serva, ovviamente la dobbiamo rivedere, non servirà più formare un esercito di estetisti, dovremo guardare le nuove professionalità, però un imprenditore che viene qui poi cerca anche giovani professionalizzati, oppure li dovrà formare lui, è chiaro che quello è un ostacolo in più, magari va da un'altra parte e li trova formati, perché nel resto d'Italia la formazione professionale viene gestita da quelle che erano le cosiddette province, che oggi abbiamo detto di aver cancellato, ma in realtà non sono cancellate, ma sono ancora là, commissariate. Allora, diciamo, credo che ci sia davvero diciamo, da chiudere queste diatribe, il posto di assessore. Guardi, diciamo, i posti di assessore in questo quadro non solo non sono appetibili, ma rischiano di essere una trappola mortale per una persona che ha dignità e che ha voglia di far politica. Cioè, vado a fare lì che cosa? Diciamo, quello è il servo sciocco del Presidente. Io penso che invece ci sia l'esigenza come partito democratico, come coalizione, di richiamare in maniera incessante il Presidente della Regione alle sue responsabilità, alle cose che deve fare, a richiamarlo rispetto alle inadempienze. I fondi comunitari non li stiamo spendendo nei tempi dovuti, e questo è un paradosso, cioè una terra che è una terra in grande difficoltà, che ha bisogno di essere stimolata, aiutata a crescere, che ha nel governo Renzi, Del Rio in particolare, un punto di riferimento che può essere un punto di riferimento positivo per diciamo, accelerare tutte le procedure, ma che rischia di non cogliere le opportunità. E le opportunità diciamo, non le cogliamo oggi, non le cogliamo domani, gli altri vanno avanti e noi rimaniamo sempre più indietro, sempre più in difficoltà. Allora, non c'entrano niente le preferenze sessuali, non c'entra niente quello che dice il Presidente, diciamo, la difesa del passato. Io voglio, combatto, mi batto, non mi rassegno perché si apra una fase nuova. E la fase nuova significa appunto rinnovamento in chiave generazionale, rinnovamento nel modo di comportarsi, trasparenza, moralità, ma significa anche capacità di intervento e di incidere rispetto ai problemi che ci sono. Io condivido tutto quello che ha detto. Se lei me lo consente, io vorrei fare brevissimamente uno sprologo. Vorrei ricordare a me stesso che a Crocetta non lo volevate nessuno, siccome vi siete trovati impreparati per trovare un candidato all'ultimo, perché non è che l'avete scoperto ora chi era Crocetta, avete optato su Crocetta. Crocetta dimentica, non solo Crocetta, che Crocetta non ha la maggioranza in Parlamento. Crocetta dimentica che i voti di Francantonio Genovese, perché io sono garantista, fino a prova contraria, ancora è sub iudice, sono stati determinanti per eleggere Crocetta. I voti di Beppe Cocuzza, candidato alla regione, ex sindaco di San Filippo del Mela, sono stati determinanti affinché il PD nella provincia di Messina non perdesse un deputato, non la persona di Paparello. Chiarito questo, come si regge Crocetta? Con quattro cani sciolti.
me lo lasci dire, mi assumo tutta la responsabilità. Nasce l'articolo 4, ma perché nasce? Come stanno te? Io vedo le immagini accanto a Crocetta, pare che è il Messia. Nasce i, i riformisti socialisti, Picciolo, il mio amico, come sta accanto? Quasi quasi gli fa lo shampoo. Cioè, questi sono quelli che stanno rovinando la Siria. È il suo partito che a Roma come Palermo, che è lacerato, appositamente a principio del mio discorso, dicevo, mi dà l'impressione che non sapete stare al vertice, vi confondete, vi gira la testa. Non ha uno che si permette il lusso, che dice al segretario, l'ha detto a Lupolo, lo ripete a Raciti. Ma chi è Raciti? Chi è Crocetta? Non so se... Bisogna, è inutile, a un medico pietoso, fai ferite l'acero, lo dovete mandare a casa e avete i numeri per mandarlo a casa. No, sì, mammi, qua i mesi passano e la Sicilia sprofonda. E mi sia consentito, io lo sapevo che la Scozia, che c'entra la Scozia, ora c'entra, non sarebbe riuscita a avere l'indipendenza, ma un partito che ha il 45%, a Londra gli ha messo i pensieri, gli metterà i pensieri, li hanno fatti preoccupare, non può rimanere inosservato. Lombardo non è stato il grande, meglio di Crocetta senza dubbio, peggio di Crocetta non si può. Sosteneva una politica, un governo come la Catalogna e non si è fatta. La Sicilia, a differenza di altre regioni, lei che è un uomo di cultura, uno studioso, ha tutto. Ha il sole, ha il mare, ha i beni culturali, ha il petrolio. Noi abbiamo giacimenti più del Kuwait. Dopo ci sono i soliti che mai hanno lavorato, non ce ne sono mai, i di più. Ecologisti, nella legge è venuto Crocetta che aveva trovato, scoperto l'acqua calda. Pagavano di royalty il 25% e lui glieli porta al 15%. Cioè, noi moriamo di fame, questa Sicilia, giustamente come ha detto lei, perdiamo l'11% mentre la Puglia guadagna l'11% e siamo felici, meridionali, non facciamo la guerra tra di noi. Io non è, capisco che non passa, ma mi pare che sono arrivati è arrivato il momento di fare la voce grossa. Roma ci deve dare 30 miliardi, ma non ci deve regalare 30 miliardi, perché la Sicilia ce l'ha. Le autostrade sono come sono, cioè... Trovate il coraggio di mandare a casa Crocetta, per primo non si può fare niente, perché incide più della mafia la pubblica amministrazione che non risponde alla domanda degli imprenditori. Chi viene a scommettere qua? Per fare una casa ci vanno 3 anni. Nichi Patti se n'è andata da Sciaccamari, per quante camorie ha trovato per avere le autorizzazioni. A lei la parola. No, io allora, non credo che sia soltanto un tema di coraggio. Lei ha detto una cosa sacrosanta, cioè Crocetta quando è stato eletto non aveva una maggioranza in assemblea regionale, ma la verità è che la maggioranza in assemblea regionale non è un problema, perché diciamo, non ci sono stati i passaggi cruciali nei quali Crocetta ha avuto difficoltà collegate all'assemblea regionale. Diciamo, si sono affette, come no. Cari sciolti sono andati. Appunto, le difficoltà vere sono state il frutto, ad esempio nel caso delle leggi finanziarie, frutto della inadeguatezza delle proposte, per cui il commissario dello Stato ha bocciato in maniera sistematica le manovre che erano state proposte, una improvvisazione... Giustamente, lei che è un uomo di legge, giustamente... Giustamente, perché evidentemente non c'era stato quell'approfondimento di natura tecnica e anche quel dialogo che ci deve essere tra le istituzioni. Cioè, il commissario dello Stato non si deve trovare un testo, deve essere coinvolto, ci deve essere un dialogo, ci deve essere la capacità di interloquire, come si deve interloquire con la Corte dei Conti, come si deve interloquire tra enti locali che vengono anche qui molto spesso dimenticati e anche maltrattati da parte del governo regionale. Allora il tema è o
si prende atto davvero che c'è da cambiare registro, ma non cambiare, ripeto, il tentativo che fa Crocetta di dire volete l'assessore, volete... non è un problema di assessore, non è la questione che abbiamo posto. È la... Scusi, carità, lei lo sa perché? Lo sa perché lei è intelligente, perché non ha voluto deputati, bocciando i deputati che li prende fuori gli assessori, perché il deputato sempre ha la carica di deputato e ha un peso, tutto dipende dalla personalità, dall'uomo. Quelli presi fuori si scantano. Certo. Ho reso la idea, qua chi comanda non c'è un assessore, Nichi. Ora c'è stato quest'ultimo episodio del... io guardi, sono convintissimo che in Sicilia c'è bisogno di promuovere una classe dirigente rinnovata, ci sono tanti ragazzi, cioè il mondo ce li invidia, ce li prendono, li chiamano medici, avvocati, ingegneri formati nelle nostre università, a Catania, a Palermo, a Messina, a Enna, che davvero vanno in giro per il mondo e vengono considerati un patrimonio non importante. Non sottovaluti quindi... Enna, che nelle statistiche italiane, pur essendo una nuova università privata, a metà classifica. Sì, sì, ma... Prima di Messina, funziona. Di Palermo e di Catania. Metà classifica. Funziona, andiamo. Funziona, e questo glielo posso assicurare per esperienza. Però, quindi il tema non è... puoi avere anche 30 anni e hai fatto un percorso importante. Noi abbiamo mandato Federica Mogherini a fare, diciamo, il ministro degli esteri dell'Unione Europea, è una mia coetanea, però ha 20 anni di esperienza in materia di politica estera, ha fatto il ministro degli esteri, ha fatto un percorso, è una scommessa, perché è chiaro che a quell'età sempre di una scommessa si tratta, però ha una scommessa con del fondamento. E quando invece bisogna sostituire un assessore, lo si prende perché è amico di un amico, e perché viene segnato... perché si devono, cioè... rifare le elezioni a Rosolino e compagni. Esatto, ci sono meccanismi di carattere elettorale, si utilizza un ruolo istituzionale per, in maniera impropria. Questo davvero è un modo per svilire le istituzioni. Allora, il tema è che noi dobbiamo rivalutare le istituzioni, dobbiamo ridare dignità alla presidenza della regione e alla regione tutta, dobbiamo ridare dignità all'assemblea regionale. Sono cose talmente importanti che non può fare nessuno da solo, nemmeno se è Superman. Allora c'è un grande partito che ha ricevuto il 40% del consenso degli italiani, che è impegnato in un percorso di rinnovamento del paese. La Sicilia deve essere sempre fuori da questi processi, o bisogna agganciare questo percorso, farlo proprio, tradurlo nelle nostre modalità, nei nostri termini, tradurlo nella pratica politica siciliana, oppure dobbiamo attendere sempre il Messia, il Salvatore? Io credo che ci sia davvero l'esigenza appunto di intraprendere un percorso diverso. Lo vorrà fare Crocetta, ce lo dica. Non lo vuole fare, deve sapere che il Partito Democratico non ci sta rispetto a questo, un percorso pasticciato, un percorso nel quale si continua a ammiccare, a promettere, a non mantenere. I tempi sono scaduti, i tempi per Crocetta sono scaduti. La mia convinzione è che i tempi stiano per scadere e che o si cambia davvero in maniera radicale, oppure la rivoluzione l'abbiamo ancora una volta promessa e non l'abbiamo concretizzata, e ci sarà ancora una volta disillusione, rassegnazione. Avremo dato un messaggio devastante per la Sicilia. La Sicilia ha bisogno di sapere che il percorso non è semplice, bisogna utilizzare parole di verità nei confronti dei siciliani, sapere che le cose non sono semplici, ma sapere che abbiamo intrapreso un percorso, abbiamo una direzione, abbiamo degli obiettivi. Se invece rimane tutto così indistinto, è chiaro che ci affideremo ancora una volta ad altri, ritorneremo a rimpiangere il passato. Io il passato non lo rimpiango,
Ma non rimpiango il passato, perché oggi i problemi che abbiamo sono frutto degli errori del passato e quindi evidentemente questo passato non ci ha dato i risultati che avremmo desiderato. Le difficoltà sono evidenti e inizialmente mi aveva detto Bianco. Bianco è chiaro che paga un prezzo enorme anche a queste difficoltà, cioè 12 anni di abbandono di una città. Continue indagini che vedono coinvolti dirigenti e anche uomini politici che oggi sono con Bianco e che ieri erano con Stancanelli e che ancora una volta hanno operato una rapidissima ricollocazione e trasformazione. Allora, è chiaro che Bianco è anche lì ostaggio di un passato che non vuole andar via. Sì, allora, ma Bianco è stato sindaco quando era repubblicano. Bianco è stato sindaco dopo. Nella prima Repubblica Bianco è stato sindaco. Certo, è stato sindaco dal 93 al 2000. Per sette quando anni è stato sindaco Palermo, anche prima. Quando faceva la fila dietro la porta di Rino Nicolosi, per adagio, perché io ho l'età e me la ricordo. Ma questo lo ricordo anch'io, nel senso che la prima volta che venne eletto con i voti dei democristiani, dei socialisti e anche del Partito Comunista. Diciamo, mio padre faceva parte allora del Partito Comunista e andò in giunta con lui per la prima volta. È chiaro che, ma quella è una stagione passata, è anche nel trascorso del tempo e le cose sono profondamente cambiate. Speriamo bene. Ma io sono convintissimo del fatto che a Catania ci siano le condizioni per ripartire, che c'è, come diceva giustamente lei, un genius loci che è una capacità di intraprendere, di pensare a attività economiche, però ovviamente però, nel disordine, nel caos, il porto è commissariato, l'autorità portuale non paga l'acqua. E se non è solo l'autorità portuale, il porto è commissariato dalla Camera di Commercio, sono commissariate le aziende sanitarie, è tutto un commissariamento. Così vuole Crocetta. Così vuole Crocetta e credo che un sindaco debba giustamente rappresentare le istanze del suo territorio e dire no ai commissariamenti che si protraggono illimitatamente, difendere le prerogative che sono sue e sono del suo territorio. Catania ha una sanità straordinariamente più efficiente, anzi aveva una sanità straordinariamente più efficiente. A livello internazionale c'era? Ora è chiaro che 2 anni di commissariamento, direttore, qualunque società, qualunque realtà, qualunque gruppo di persone, senza un capo per 2 anni rischia di perdere terreno. Onorevole, allora, lei parla di corde in casa all'impeccato, noi abbiamo il problema a Piemonte. A Messina, mi sono spiegato che nella situazione un direttore generale che dice non ci andare là è a rischio, quando i numeri paragonati tra le varie strutture, perché all'assessorato alla sanità ci sono, si apre il sito e ci sono i numeri, quanto morti ce n'ha un reparto e quanto ce n'ha un altro, quanto quel numero di interventi, cioè il Piemonte è una al secondo posto in Sicilia come clinica chirurgica e non solo. Non abbiamo... Eppure Catania, che aveva una scuola, la chirurgia, ho reso le idee del professore Lino, vado indietro, e dei vari, quelli che sono... c'era una fucina. Ora Catania, con i commissariamenti lei ha ragione. Professore, questa è casa sua... Lei quando vuole è gradito, perché lei è una persona preparata e onesta. E gliel'ho detto a lei, al di sopra di ogni sospetto, che era ora è giovane, ma quando era super giovane, quando c'era il problema, l'ho avuto l'onore di conoscere fuori altare del problema a Catania Calcio, io ho simpatizzato su, questa è una persona valida. E non mi sono sbagliato. Sempre ai suoi ordini. La ringrazio molto, direttore. Speriamo però, bene. Però, le voglio dire, io mantengo... Sono profondamente ottimista, siccome so che anche lei è ottimista. Ma con Crocetta, Dio mio, ma l'ottimismo... io sono ottimista con Bianco perché è intelligente. Potremmo rivedere Bianco che si migliori,
Ma Crocetta è recuperato. Ma Crocetta lo dobbiamo spingere. Diciamo, allora questa è la nostra responsabilità. La ringrazio, questa è casa sua, può venire quando vuole, poi Gabriella fa intanto il dovere di casa. Intanto controlliamo la tomba di De Felice, almeno quello lo presente dobbiamo. Presente io sono quello sempre. Quello è un impegno che abbiamo in comune. Bravo. Fai il dovere.